E parliamo ora di un'importantissima scoperta. È stata infatti scoperta una tomba di età ellenistica e per parlarne abbiamo in collegamento il sindaco di Giuliano, dove appunto è stata fatta questa scoperta, il dottor Nicola Pirozzi. Buon pomeriggio. Sindaco, scusi se le interrompo, non la sentiamo. Se possiamo ripristinare l'audio, così cercheremo. Allora, buon pomeriggio, ecco. E grazie per l'invito. Salve. Appunto, si parla appunto di una scoperta archeologica, una tomba di età ellenistica. Diciamo, è anche una bella scoperta sia dal punto di vista storico, ma anche appunto per la sua città. Sì, una scoperta di grandissimo valore storico archeologico, risale ad oltre 2000 anni fa. Ho visto, diciamo, la gioia della sovrintendenza quando hanno fatto questo ritrovamento, nel senso un ritrovamento di vitale importanza, che forse è uno dei più importanti degli ultimi 100 anni, una tomba intatta, piena di dipinti di alto valore artistico, quindi veramente una scoperta che può far rinascere quella zona di Giuliano. Si tratta di Via Ripuale, possiamo mettere in collegamento con l'Iternum, dove stiamo facendo dei lavori di rinascita della zona sfruttando i finanziamenti dei PICS, e quindi a gennaio 2024 apriamo il parco archeologico di l'Iternum e speriamo di portare alla luce altre bellezze sotto il nostro territorio. Un territorio appunto ricco di scoperte. Come vedete, l'immagine, io sono stato sul posto, diciamo, immagini bellissime perché risalgono fino a oltre 2000 anni fa, quindi quando è stata aperta, diciamo, erano 2000 anni che era sepolto, quindi è la storia che viene a galla e tutto il suo splendore, la sua gioia, perché chi è amante capisce l'importanza di questo ritrovamento, paragonabile anche a Pompei, qualcuno dice. Sindaco, io mi lascerei appunto questo argomento per parlare invece di un'iniziativa che è stata affrontata per la prima volta proprio appunto nel suo comune, ovvero parliamo dello stress test. Infatti sia nell'ospedale di Giuliano di Frattamaggiore come ovviamente anche l'ospedale di Pozzoli in questi giorni è stato appunto effettuato proprio questo test. Come ha reagito appunto l'ospedale di Giuliano in merito? Sì, è stato un test importante per la crisi del bradisismo, quindi siamo vicini alla città di Pozzuoli e tutti i comuni coinvolti. Io ho una piccola parte del territorio in zona costiera che è interessata alla zona rossa. Ha risposto bene l'ospedale di Giuliano, così come tutti gli ospedali, quindi è un primo test per cercare di essere preparati ad un evento abbastanza difficile per le nostre città. Bradisismo, terremoti sono eventi particolari, quindi la preparazione non è mai troppa e quindi bisogna sempre affinare le procedure, però la protezione civile regionale e tutti gli organi ci stanno dando una mano. A livello regionale ci ha convocato anche il ministro Musumeci e quindi c'è una collaborazione istituzionale senza colori politici, ma nell'interesse delle nostre comunità. Sindaco, io la ringrazio per il suo intervento. Grazie tante. Grazie per l'invito. E si continua appunto proprio a parlare dello stress test. Infatti, sabato scorso è stato realizzato al Santa Maria delle Grazie. Ascoltiamo.